Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con TG Expo. Dal 29 giugno al 1 di luglio si è tenuto alla Fortezza d'Abbasso Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria ad alto livello. Dopo due edizioni andate in scena alla Stazione Leopolda, la manifestazione si riappropria della sua dimensione iniziale, con spazi e grandi allestimenti delle aziende che hanno contraddistinto la manifestazione fin dall'inizio. In scena tutte le tendenze filati per il prossimo autunno-inverno 2023-2024, per un totale di 114 marchi presenti a questa edizione, di cui 18 provenienti dall'estero. Le filiere produttive di fibre pregiate, come lana, cashmere, mohair, alpaca, saranno al centro di un dibattito di alcune fra le principali associazioni internazionali di allevatori. Vediamo il servizio. Maglificio Pini esiste dal 1977. La nostra azienda è specializzata in lavorazioni particolari, tecniche innovative all'avanguardia, quali jacquard, intarsi e applicazioni con cristalli, ricami, laminature e tutto quello di più fashion che può venirvi in mente. In questa collezione invernale abbiamo introdotto delle novità come dei capi maschili e genderless e l'utilizzo di filati riciclati come nel cashmere. La collezione cerca di soddisfare le esigenze odierne dell'uomo, come la rivisitazione di tutti gli spazi per trovare calma, pace e benessere sotto tutti gli aspetti. La collezione che presentiamo in fiera arriva in un momento particolarmente positivo per la nostra azienda, che dopo i tempi difficili della pandemia ha visto una ripartenza buona nell'anno 2021 e un 2022 veramente interessante dal punto di vista dei risultati del primo semestre. La collezione è all'insegna dei pilastri strategici dell'Anificio dell'Olivo, quindi sicuramente un prodotto di grande qualità, un made in Italy di eccellenza. Presentiamo 9 filati nuovi in questa proposta, alcuni dei quali molto alti. Fra questi c'è un filato che celebra i 75 anni della nostra azienda e che è sicuramente molto prezioso. Rappresenta l'eccellenza sia in termini di materiali che di costruzione del filo stesso. E la seconda elemento strategico che torna nella collezione è quello della sostenibilità e aggiungiamo quest'anno un'importante certificazione sull'alpaca, alpaca interamente tracciata e alpaca responsabile. Infine una grossa spinta ancora sul servizio, il terzo elemento strategico della nostra azienda. Tutti i nostri filati oggi presentano uno stock service, quindi la possibilità di essere spediti ai clienti nelle 24 ore. Finalmente siamo ritornati dopo tanti anni di pandemia, tanti anni di problemi alla Fortezza d'Abbasso per rifare Pitti. La Scima è nata con un sogno, questo ci tengo sempre a dirlo perché il nostro capo, il dottor Scima, tanti anni fa lavorava in un laboratorio dove confezionavano, realizzavano macchine per confezionare guanti. Lui lì ha avuto l'idea di capire perché non fare, era veramente un ragazzino che limava in un laboratorio, perché non fare una macchina per fare un guanto che potesse fare in maniera automatica senza cuciture. E quindi creò la prima macchina da capo completo. Quel guanto era un guanto che rovesciato diventava praticamente una maglia senza cuciture, quindi senza confezione, e da lì il progetto capo completo che poi ha visto le prime macchine nell'ITMA di Milano del 95. Questo è stato il sogno che ha realizzato poi la Scima Seiki, che è diventata Scima Seiki Italia, e oggi è tutto parte della nostra vita e del nostro staff che ne facciamo parte. Oltre all'appuntamento con le collezioni delle più importanti filature italiane ed internazionali, le tendenze del domani saranno raccontate nello spazio ricerca con delle speciali installazioni e delle nuove proposte maglieria nell'area Knit Club, oltre alle aree speciali di Fashion Network e Customize. Per questa edizione è tutto, ci vediamo a settembre 2022, grazie per averci seguito e buona serata.